Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi prepareremo un piatto semplice, fresco e perfetto per l'estate, il patè di tonno. Per questa ricetta ci serviranno 2 patate, 400 g di tonno in scatola, 100 g di burro, dei capperi e poi delle uova per fare la maionese per guarnire il nostro patè. Come prima cosa mettiamo a bollire le nostre patate. Mentre aspettiamo che le patate cuociano, prepariamo la maionese che, come dicevo, ci servirà per guarnire il nostro patè. Per la maionese ci servono 2 uova, 250 ml di olio di semi, del sale, dell'aceto, il succo di mezzo limone e uno sbattitore. Possiamo cominciare. Cominciamo col separare il tuorlo dall'albume. Aggiungiamo il sale e un cucchiaino d'aceto. E iniziamo con lo sbattitore a sbattere, dopodiché uniremo a filo l'olio. Aggiungiamo il limone. Ed ecco qui la nostra maionese. Adesso procediamo tritando con un tritatutto il tonno con dei capperi. E tritiamo. Finché non hanno una consistenza cremosa. E li spostiamo in un contenitore dove andremo poi a miscelare tutti gli altri ingredienti. Le patate sono cotte, le abbiamo spelate. Adesso aggiungiamo al tonno con i capperi i 100 g di burro. E con uno schiaccio patate inseriamo anche le patate ancora calde. Il burro si amalgama meglio perché le patate sono calde. Non serve aggiungere l'altra patata perché è già abbastanza consistente. Aggiungendo la patata rischiamo che diventi troppo asciutto invece di per rimanere morbido. Controlliamo di sale e ne aggiungiamo. Adesso faremo 2 presentazioni diverse. Nel primo caso ho preso una scodella e l'ho rivestita con la pellicola per rendere più facile rimuovere poi il patè una volta che si sarà raffreddato. Vado ad inserire. Per la seconda presentazione invece lo serviremo in un piatto di portata. Quindi una presentazione sarà questa e l'altra sarà a cupola. Adesso lo mettiamo a riposare in frigo per almeno 1,5 ore. Il patè è raffreddato, adesso lo guarniamo con la maionese. Ed ecco la prima presentazione, un po' anni 80, lingotto tonnato. Per la seconda presentazione adesso proveremo a scaravoltare la nostra cupola. Sono già terrorizzata. Eccolo qua il nostro cupolozzo tonnato e anche in questo caso lo ricopriamo con la maionese.
Adesso con la pelle del pomodoro proveremo a fare una rosellina. E poi con due foglie di prezzemolo faremo le foglie della nostra rosellina. Ed ecco qua le nostre due presentazioni del patè di tonno finito. Anche per oggi è tutto. Come al solito troverete sul mio blog tutte le informazioni sugli ingredienti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Iniziamo con lo sbattitore a sbattere, dopodiché unire. Riposare in frigo per almeno un'oretta e mezza, due. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa divertente manicure effetto pied pull utilizzando il nail patch di Sephora.